Debutta il Green Pass, ma i controlli non bastano. Primo giorno di obbligo per i lavoratori in Versilia. Per la FIOM CGIL troppe le situazioni che sfuggono. Nei subappalti il sistema non va ed è caos trasporti per gli autisti non vaccinati. In un Green Pass di nuovo in piazza, Lucca, l'unica manifestazione di protesta in provincia dopo quella di Firenze. Un migliaio di contestatori nelle piazze del centro, bersaglio il presidente Mario Draghi. L'ultimo giorno dell'Hub in fiera, chiude il centro vaccinale di Carrara Fiere. Dopo 7 mesi e 225.000 persone vaccinate, adesso si sposta tutto all'ex ospedale di Massa, ma a ritmo molto ridotto. Versilia, capitale dell'off-road, taglio del nastro per la fiera internazionale del fuoristrada in programma fino a domenica. Area Expo in Darsena a Viareggio, le maggiori esibizioni al Parco della Gulfa a Massarosa. Il Forte cerca il riscatto. Dopo la battuta d'arresto col Montebello, i rosso-blu vanno a Sandrigo per cercare i tre punti. Sabato sera si gioca anche l'Odi Vercelli e il derby Montebello-Trissino. Ben ritrovati con informazione del TG9 Versilia. Dunque è arrivato il giorno del debutto del Green Pass per i lavoratori, l'obbligo di certificazione verde, i dubbi che già sorgono sui controlli a sollevarli è la FIOM CGIL, il caso in particolare quello del mondo della cantieristica navale della Darsena di Viareggio. Il punto nel servizio. È filato liscio, fin troppo liscio, il primo giorno di obbligo di Green Pass per i lavoratori fra i grandi cantieri navali di Viareggio. Stando alla CGIL, il maggiore sindacato fra le migliaia di addetti della nautica, non si sono registrati intoppi, ovvero lavoratori senza certificazione verde rispediti a casa o produzioni rallentate. Tutto bene quindi? Secondo Nicola Riva, segretario della FIOM Versilia, si tratta di un Green Pass all'italiana, con pochi controlli, peraltro a campione, e un sistema di scarsa responsabilizzazione, specie nella giungla dei subappalti che regola il mondo viareggino delle costruzioni e delle riparazioni di yacht. Per ciò che siamo riusciti a sapere, i controlli vengono fatti a macchia di leopardo, c'è una grossissima presenza di ditte di lavoratori degli appalti che potrebbero non essere controllati. Con questa modalità che è stata prevista nel decreto dei controlli a campione, è più quello che sfugge che non quello che viene verificato, e certamente è la dimostrazione che lo strumento, così come è stato concepito, non risponde né alle attese per quanto riguarda la sicurezza e nemmeno per quanto riguarda la possibilità di discrimine tra lavoratori. A meno di 24 ore di obbligo viene già da chiedersi: ma chi deve controllare che si controlli davvero il Green Pass ai lavoratori? Qui bisogna che gli organi competenti si facciano carico delle situazioni che si vengono a generare, perché se i controlli li diamo in mano esclusivamente alle imprese, chi oggi ha un carico di lavoro molto forte come sono le imprese della nautica certamente farà il suo di interesse, che non è certamente pagare una sanzione amministrativa in caso di violazione. Oggi le penali che si pagano sui ritardi per la consegna di un'imbarcazione sono di decine, centinaia di migliaia di euro, quindi evidentemente qualcuno questi conti li ha già fatti e ci sta comunque dentro. Il debutto dell'obbligo di Green Pass fra i lavoratori in Versilia è stato preceduto da un raddoppio dei vaccini ad accesso diretto all'Hub del Terminetto e da un'impennata di prenotazioni di tamponi nelle farmacie che offrono il servizio, ma è presto per dare numeri certi. È considerato che anche ieri sera qui in Via Regia c'erano centinaia di persone in fila a farsi il tampone, probabilmente ci segnala che qualche problema c'è. Se è vero che in Versilia ci sono 15.000 lavoratori che non sono vaccinati, dove sono? Intanto è già scoppiato il caso nel trasporto pubblico locale, il 10% delle corse tagliate perché mancano autisti che non sono vaccinati. Sentiamo. L'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro fa scoppiare il caos nel trasporto pubblico locale. Nella provincia di Lucca mancano all'appello oltre una trentina di autisti senza certificazione verde. Tradotto, il 10% delle corse è stato soppresso, con disagi immediati che si fanno sentire soprattutto nel mondo della scuola e che sono destinati a perdurare anche nei prossimi giorni. Sono 190 le linee soppresse su 2200 nell'intera provincia di Lucca e la situazione è ben peggiore rispetto alle vicine province di Pisa, Livorno e Massa Carrara, nelle quali è stato abolito circa il 5% delle corse. Lo conferma CTT Nord, spiegando che si è trattato di una decisione inevitabile e che l'azienda sta cercando di fare il possibile per evitare tagli drastici e per salvaguardare i bus e le corriere degli studenti. Fatto sta che già in questa prima giornata i disagi sono stati numerosi
numerosi e lo testimoniano anche le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, secondo le quali in alcuni autobus è stato necessario superare la capienza massima dell'80%, altrimenti diversi studenti sarebbero rimasti a piedi. Nel settore la tensione è alle stelle e si teme la tenuta del sistema, dal momento che gli autisti che hanno deciso di non vaccinarsi a quanto pare non hanno intenzione di sottoporsi ai tamponi per poter svolgere la propria mansione. Giornata di tensione un po' in tutta Italia per questa novità, non ci sono state manifestazioni di piazza in Versilia, ma c'è stata Lucca, l'unica in provincia, sono tornati a sfilare i No Passo, No Vax. Cartelli alzati e megafoni alla mano per gridare ancora una volta il dissenso contro il governo. Il fronte dei No Vax e No al Green Pass è tornato in piazza a Lucca. Nel primo giorno dell'obbligo, anche negli ambienti di lavoro della certificazione verde, circa 500 persone provenienti anche da fuori provincia si sono trovate in Piazzale Verdi per un corteo che ha fatto tappa nelle piazze principali della città. La protesta segue al corteo che in mattinata si è svolto a Firenze. I manifestanti si ribellano contro quella che definiscono una condizione di schiavitù e in nome della libertà di scelta. Il corteo, presieduto da un numero imponente di forze dell'ordine, anche alla luce degli scontri di sabato a Roma, si è svolto senza tensioni. Da Piazzale Verdi i contestatori hanno iniziato a muoversi in via San Paolino per poi raggiungere piazza San Michele a suon di cori e slogan contro la politica e il premier Draghi. Per i Novax è diventato lui il vero nemico del momento e bisogna fare in modo, dicono, che il consenso che ha lo perda. E vediamo i numeri, a questo punto i numeri della pandemia sul territorio toscano e della provincia, li vediamo insieme le cifre di oggi, nuovi contagiati 230, siamo stabili rispetto a ieri, lo 0,7 dei tamponati è risultato positivo, i ricoveri in lieve rialzo 216, 7 in più, 22 le terapie intensive, una in meno, i decessi attribuiti al Covid-19 sono 3. In provincia di Lucca 22 i nuovi contagiati, 11 nella Piana di Lucca, 5 in Valle del Serchio e 6 in Versilia. E con questo 15 di ottobre si va agli archivi la stagione del centro vaccinale del Lab Fieristico di Carrara. Dopo quasi 7 mesi di somministrazioni, un riferimento per tutta la Toscana Nord, la direttrice di zona distretto Monica Guglielmi ha annunciato allo stesso tempo lo spostamento del Lab per quanto riguarda l'area Apuana al vecchio ospedale di Massa. Dal 29 marzo al 14 ottobre a Marina di Carrara sono state vaccinate, pensate, 225.230 persone. E considerando la programmazione anche delle ultime 24 ore si arriva quasi a 225.900. Siamo arrivati a vaccinare, spiegano, anche 2.300 persone in un giorno, un record ottenuto grazie alla squadra di operatori al quale è andato il ringraziamento da parte della dirigenza della ASL. Le vaccinazioni proseguono sul territorio di Massa Carrara del lunedì 18 ottobre nella nuova sede appunto individuata all'ex ospedale di Massa. Questa è stata quella ritenuta la più idonea, una nuova fase con un ritmo molto più lento di somministrazioni, contiamo di assestarci sulle 650 dosi giornaliere, così riferisce la ASL Toscana Nord-Ovest. La pagina politica, perché questo venerdì segna anche la chiusura della campagna elettorale per i ballottaggi, Massarosa unico comune chiamato ancora al voto domenica e lunedì, chiusura per la candidata del centro-sinistra Barsotti con la capogruppo del Partito Democratico Deborah Serracchiani. Il lungo tour elettorale per la deputata Deborah Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, a sostegno dei candidati sindaco che corrono con il simbolo del Partito Democratico, ha fatto tappa giovedì pomeriggio a Massarosa per sostenere, alla vigilia del ballottaggio, la candidata sindaco Simona Barsotti. Erano presenti il senatore Andrea Marcucci e il vertice del Partito Democratico versilese. E cosa diciamo alla candidata sindaco di Massarosa? Beh, diciamo alla candidata sindaco che ci servono donne in gamba come lei per diventare sindaca, anche perché queste non sono elezioni ordinarie, ma sono elezioni straordinarie, perché i sindaci dei prossimi 5 anni saranno i sindaci che cambieranno il volto delle loro città. Le prime firmatarie per lo scioglimento di Forza Nuova sono proprio le capigruppo DEM nei due rami del Parlamento, Simona Malpezzi e Deborah Serracchiani. Sì, è una mozione che abbiamo depositato alla Camera e abbiamo depositato anche al Senato, e alla Camera già con la firma del gruppo di
l'EU del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, quindi c'è un gruppo importante, ci sono più gruppi che già chiedono lo scioglimento di Forza Nuova. Auspichiamo che si riesca, abbiamo chiesto un tavolo, di poterlo allargare anche al centrodestra. Non vediamo i motivi per cui non si possa arrivare ad una richiesta di tutto il Parlamento, anche perché insomma ci sembra talmente evidente quanto sia grave quello che è accaduto sabato scorso che non si possa non prendere una posizione tutti insieme. Sono le ultime ore di campagna elettorale, dicevamo, anche sul fronte centrodestra, anche per Carlo Bigongiari, candidato sindaco del centrodestra, arrivato l'endorsement ufficiale anche di Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni ha formalizzato infatti l'apparentamento, ricomponendo la coalizione insieme a Lega, Forza Italia e la lista civica per Massarosa. In questo videomessaggio vediamo il consigliere regionale lucchese Vittorio Fantozzi, che fa appello a recarsi alle urne per votare l'unica alternativa al centro-sinistra. Una partita fondamentale per il futuro del comune di Massarosa, così ha spiegato il candidato Bigongiari, che nelle settimane scorse aveva già ricevuto fisicamente il sostegno del ministro del turismo Massimo Garavaglia della Lega, arrivato a Massarosa, e anche dei sottosegretari di Stato Deborah Bergamini, Forza Italia, e Tiziana Nisini, Lega. Ancora la politica ci porta a Pietrasanta, dove arrivano le dimissioni del capogruppo del Partito Democratico Ettore Neri. Ettore Neri si dimette dal Consiglio Comunale di Pietrasanta e da capogruppo del Partito Democratico. Candidato sindaco nel 2018, già primo cittadino per due mandati a Seravezza, a meno di due anni dalla fine della consigliatura lascia il posto in aula per favorire l'ingresso della 29enne Irene Tarabella, giovane insegnante prima dei non eletti. Non è un addio alla politica, assicura Neri, una delle personalità maggiori del PD versiliese, che sottolinea che la sconfitta della sua candidata sindaca a Seravezza, Valentina Salvatori, non ha influito nella decisione presa ormai da tempo. No, perché questa decisione era una decisione che avevamo maturato nella primavera scorsa. Io ne avevo parlato soprattutto con il nostro segretario, con Rossano Frassiepi, e avevamo condiviso un percorso e avevamo deciso appunto di aspettare l'elezione di Seravezza per evitare eventuali interferenze, che io ho avuto la fortuna di entrare in consiglio comunale a 19 anni, di fare l'assessore che avevo 19 anni. E poi vabbè, tutto il percorso che ho fatto, sindaco, presidente del Consorzio Ambiente Versilia, presidente della Società della Salute, quindi tutte queste cose belle che mi sono capitate, a un certo punto credo che sia giusto anche restituirle e lasciare l'opportunità a giovani, bravi, preparati di fare la propria esperienza. Questa è una scelta che faccio con grande soddisfazione e credo che sarà una scelta molto importante anche per il futuro di Pietrasanta. Debutta in Consiglio Comunale Irene Tarabella, pronta con entusiasmo a portare la voce di tanti cittadini che l'avevano votata tre anni fa. Sono contenta di entrare in Consiglio Comunale perché con il mio ingresso le frazioni di Capezzano e Capriglia avranno una rappresentanza in Consiglio Comunale. Detto questo, proprio da qui io voglio iniziare il mio percorso politico al servizio della cittadinanza, perché io credo in una politica che nasca dal basso e che sia vicino alla gente, quindi io mi impegnerò col massimo della serietà ad ascoltare le frazioni e i comitati. Fra una decina di giorni si riunirà il Consiglio Comunale, di nuovo in presenza, il primo senza Ettore Neri, che lascia il timone di capogruppo del PD a Nicola Conti. Tutto è doveroso ringraziare Ettore Neri per il gesto che ha fatto e ancora una volta è una bella lezione di politica. Lo ringrazio anche da un punto di vista personale e di affetto, perché voglio anche ricordarlo che se le elezioni amministrative del 2018 fossero andate diversamente sarei stato il suo vice sindaco, quindi un grande segno di fiducia nei miei confronti. Raccolgo con grande orgoglio e senso di responsabilità il testimone del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Versilia, capitale del fuoristrada, la fiera internazionale tra Viareggio e Massarosa è già partita, andrà avanti per tutto il fine settimana. Il taglio del nastro dell'area Expo di Viareggio a cura delle autorità ha dato stamane il via ufficiale al lungo fine settimana della prima fiera internazionale fuoristrada dedicata alla passione integrale dell'outdoor con tante novità. Una manifestazione completa, dinamica, con espositori che credono in questo evento che mette il territorio versiliese al centro del mondo del 4x4 che i nostri comuni hanno accolto con entusiasmo e che grazie alla Federazione Italiana Fuoristrada può scoprire e apprezzare anche il nostro territorio. È un nuovo format che abbiamo voluto studiare apposta per il mondo del fuoristrada, un format all'aria aperta, un format di grande qualità e anche di grande visibilità per tutte le realtà
coinvolte nell'iniziativa. Quindi un plauso all'amministrazione di Viareggio che ha creduto in questo progetto. Quanti saranno i mezzi che partecipano a questo evento? Allora, l'evento si snoda su due aree. In questa area sul lungomare di Viareggio abbiamo tutta la parte espositiva con 75 marchi rappresentati e poi ci saranno le case costruttrici e anche i veicoli degli appassionati che sono invece nell'area di Massa Rosa, località La Gulfa e nella piazza centrale di Massa Rosa. L'assessore al turismo di Viareggio Alessandro Meciani, incontrando la stampa in conferenza al termine della cerimonia del taglio del nastro dell'area Expo a Viareggio sul Viale Europa, ha sottolineato la soddisfazione nell'inaugurare la prima edizione che punta a diventare evento di riferimento europeo per chi desidera vivere le proprie passioni off-road in libertà e a contatto con una natura straordinaria. Veramente, veramente un weekend importante di ripartenza e di destagionalizzazione, baciato dal sole. Un evento importante non solo per gli oltre 70 marchi presenti su 11.250 metri quadrati, ma anche per il livello qualitativo di auto, quad, van, camper, preparatori ed accessori esposti. La fiera internazionale fuoristrada sarà aperta venerdì 15, sabato 16, domenica 17 ottobre. Altro evento del fine settimana legato a uno sport, il Polo Cup Fili del Vento, partita al Farrucco di Marina di Pietrasanta. Fili del Vento Polo Cup Trofeo Apige Smart Challenge, in programma tutto fine settimana, gara internazionale patrocinata dalla FISE e da Italia Polo Challenger, l'unica in Europa nella disciplina del polo a giocarsi quest'anno su spiaggia. Protagoniste quattro squadre per tre atleti ciascuna. Nella mattinata la cerimonia di consegna delle maglie ufficiali da parte degli organizzatori alle squadre e alla presenza degli sponsor. Un evento legato al polo su spiaggia che mancava ormai da molti anni in Versilia e che ha portato molte presenze negli hotel della costa in un periodo appunto di bassissima stagione come la metà di ottobre. Facciamo una breve pausa, fra poco le notizie sportive del TG Noi Versilia con il calcio ma anche l'hockey in primo piano e il ritorno dei campionati. Ben ritrovati con la pagina sportiva, partiamo dall'hockey su pista, si torna a giocare il campionato, il Forte Le Marmi cerca il riscatto a caccia dei tre punti contro il Sandrigo. L'hockey Forte Le Marmi sabato sera cerca a Sandrigo il riscatto dopo il 3-3 in casa con il Montebello della settimana scorsa. Nel corso della vigilia di questa gara il tecnico insieme ai giocatori hanno analizzato quelli che possono essere stati gli errori commessi da non ripetere contro questo nuovo avversario che si troveranno di fronte, che certamente comunque alla portata reduce dalla sconfitta di misura contro il Correggio per 5-4. Entrambe le compagne hanno la voglia di rifarsi, ma il tasso tecnico dell'hockey Forte dei Marmi è certamente superiore agli avversari, quindi nonostante i chilometri e forse la fatica della trasferta per Pedro Gil e compagni non ci dovrebbero essere problemi a portare a casa il risultato positivo. Sicuramente c'è in panchina la conferma di Franco Vanzo nel Sandrigo, ancora lui sarà il tecnico che guiderà questa formazione che insieme a Montebello e Folloni che hanno cambiato pochissimo dopo il nono posto della settimana scorsa a pochi punti dal conquistare addirittura i playoff. Dal Correggio è arrivato l'argentino Geromino Garcia, dal Trissino è stato ingaggiato Gabriele Gavioli, in porta Dal Monte con il giovane Bernardelli, in difesa Neves, Cacao e Poletto, mentre in avanti Pozzato farà la staffetta con Gavioli, Menin e Contro. Salvezza è l'obiettivo primario di questa formazione, con così un piccolo obiettivo se ci sarà anche il raggiungimento dei playoff mai raggiunti nella storia di questa società. Lasciamo l'hockey su pista, veniamo al calcio per dirvi che ci sono le date ufficiali della Viareggio Cup edizione 2022, la 72esima, leggiamo insieme su noitv.it, vedete dal 16 al 30 marzo 2022 il consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori l'ha ufficializzato, 72esima edizione appunto nella seconda metà di marzo, la rassegna sarà riservata alla categoria Under 18, vale a dire giocatori nati dopo il 1 gennaio 2004, con la possibilità
possibilità di utilizzare 3 fuori quota dal 2003 e 5 prestiti. Dopo 2 anni senza torneo a causa della pandemia, ha sottolineato il presidente del CGC Palagi, ripartiamo con slancio e con tanta voglia di riportare sul campo le giovani promesse del calcio internazionale. Il 2022 sarà l'anno della rinascita della Viareggio Cup. Vi daremo tutti i dettagli nelle prossime ore. Ancora per il calcio, si gioca ad anticipo la Serie D per il Real Forte Querceta, in particolare, oltre che per il Seravezza. Ancora Roy Lepore. Diversi gli anticipi a sabato per il campionato di Serie D, addirittura il Seravezza Pozzi ha giocato venerdì sera ospite del Prata Sesto Fiorentino. Real Forte Querceta e Givi Borg hanno deciso pure loro di anticipare in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 20. I ragazzi di Vitaliano Bonuccelli alle 15.30 al Necchi Balloni ricevono il Fanfulla che ha perso in casa con il Mezzolara 2-1, mentre il morale in casa Forte Marmina è alto dopo l'esploa fra l'altro meritato contro l'Aglianese in trasferta che ha dato sicurezza ai ragazzi di Vitaliano Bonuccelli, che però sono chiamati a mantenere alta la concentrazione perché non sfruttare il fattore campo sarebbe un peccato. C'è infatti la possibilità per incrementare la classifica e non va persa questa occasione. Il Giviborgo ha preso 3 punti importanti contro il Tritium ed è in trasferta a Forlì, silenzio stampa in questa settimana, reduce dalla sconfitta 3-1 con il Seravezza Pozzi in modo netto, vorrà quindi rifarsi subito ed è per questo motivo che non c'è da commettere errori. Riuscire a muovere la classifica per i ragazzi di Alessio Bifini sarebbe certamente utile per riuscire a risalire posizioni rispetto a quelle attuali che relega la squadra lucchese con 4 punti assieme a Tritium, Fanfulla e Progresso in ultima posizione. Gli anticipi oltre questi delle nostre formazioni sono Bagnolese Lentigione, San Donnino Aglianese, Mezzolara Correggese, Progresso Alcione, Ravenna Sasso Marconi, San Maurese Rimini. Domenica solo si gioca Tritium Athletic Carpi. E noi facciamo ancora una pausa, tra pochissimo siamo di nuovo insieme, la terza parte del telegiornale con gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, terza parte del telegiornale, non ci sono aggiornamenti di cronaca, dunque io mi fermo qua e vi ringrazio per essere stati con noi, auguro a tutti voi una buona serata.